Pronto? Ascolta, mamma è vicino a te, devi dire a mamma, c'è qualcuno che... Chi sei? Il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo, ma sto facendo il bagno, non so se può venire. Dille che son qui, dille che è importante, che aspetterò. Ma tu, hai sentito qualche cosa alla mia mamma? Quando chiami tu mi dice sempre, digli che non ci sono. Ma dimmi, sai scrivere di già? È bella la tua casa? A scuola come va? Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è una vicina che mi accompagna a scuola. Però sono una firma sul mio diario, gli altri hanno quella del loro papà, io no. Dille che son qui, che soffro da 6 anni, tesoro proprio la tua età. No, 5 anni. Ma tu la conosci la mia mamma? Non mi ha mai parlato di te. Aspetta, Piange il telefono, perché lei non verrà, anche se grido ti amo. Lo so che non mi ascolterà, piange il telefono, perché non hai pietà, però nessuno mi risponderà. L'estate andate a villeggiare all'hotel Riviera. Piace il mare? Oh sì, tanto. Lo sai che so nuotare? Ma dimmi, come fai a conoscere l'hotel Riviera? Ci sei stata anche tu? Dille la mia pena e quanto a tutte e due ti voglio bene. Ci vuoi bene? Ma io non ti ho mai visto. Ma che cos'è? Perché hai cambiato voce? Ma tu piangi, perché? Piange il telefono, perché lei non verrà, anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. Piange il telefono, perché non hai pietà, però nessuno risponderà. Ricordati però, piango al telefono, l'ultima volta ormai, ed il perché domani tu lo saprai. Falla aspettare, sto uscendo. Falla fermare, è andato via. Sei andata via, allora addio. Arrivederci, signore. Ciao, piccolo.